Una bella festa per i 250 anni della Filarmonica Fornese, un bel traguardo. Grazie. E questa è la seconda o la terza volta che facciamo festa con la fanfara della Brigata Alpina Taurinense. L'abbiamo già fatto in occasione dei 240 anni, i 250 andavano festeggiati così. E sono orgoglioso di questi ragazzi, dei miei ragazzi, perché sta suonando veramente bene, stiamo tirando su dei giovani. Adesso a fine anno entreranno 12 ragazzi, e ragazzi e ragazzine, in più ne abbiamo altri 9 che stanno studiando. Quando quelli saranno negli effettivi andrò ancora a fare una levata di coscritti, molto probabilmente, anzi senz'altro, nelle scuole, a vedere se c'è ancora qualcuno di questi giovani che ha piacere di suonare, che gli piace la musica, gli piace stare in compagnia, che gli piace crescere bene, perché questa, come ha detto stamattina il Don, il generale, è più una filarmonica, è una famiglia ed è una scuola di vita, e oggi credetemi che i giovani ne hanno tanto, tanto, tanto bisogno, veramente, lo faccio per loro. Quanti elementi sono? Ma attualmente sono effettivi 35, più i 12 che entreranno saranno i 47, oltrepasseremo i 50. Io mi ero posto l'obiettivo che una volta arrivati ai 50 avrei lasciato, no? Però mi piace talmente tanto stare in mezzo a questi ragazzi che sto bene anch'io, no? Mi sento giovane, e allora proseguirò ancora per altri 250 anni. 200... Ma come fa a sapere? sono troppi, mi pongo l'obiettivo comunque di arrivare ancora ai prossimi 260. Poi con la collaborazione dei miei amici alpini riesco a fare tante cose che se no sarebbe un po' spento. Già Forno è un po' spento di per sé, perché posso dirlo, perché io se mi metto un microfono davanti non è la prima volta, vado un po' a braccio e dico quello che ho nel cuore. I paesi non basta che chiedano. Bisogna fare, bisognerebbe, questo non va. Dovrebbero anche imparare a dare un po'. Questo non vuole essere né un monito, né per l'amor del cielo, Dio mi guardi. Però sono sensazioni che non ho solo io, hanno in tanti. Partecipazione sarebbe anche l'insegnamento per i giovani. Cioè, prima di chiedere, bisogna imparare a dare. Tu chiedi alla nazione, chiedi al paese, chiedi alla regione, ma tu dai qualcosa. Allora nel mio piccolo cerco di dare quel piccolo contributo.